weekend fa. Allora, leccia di 8 kg, leccia di 8 kg, strepitosa. Saraghi. E come l'ha presa? In barca? Fucile. Di dove? Allo scoglio che al dente. Per cucinarle è venuto un cuoco a casa. Dove? Si è chiamato un cuoco da Firenze. Lo scoglio? Dove l'ha presa, scusami? Lì alla pinna, all'ultimo. A puntata. Dici, c'era un gruppo di questi lecci, una trentina d'animali. Stiamo senza cameriera. Capito? Buono? Buono. Abbiamo la più bella cameriera che neanche sulle passerelle, neanche sulle passerelle di Armani. Abbiamo codesta cameriera. Ci sei stata tu, eh? Chiedi qualcosa della tedesca. Ma allora, bella gatta, mi chiedono della tedesca. Ma dove sta la tedesca? Non ne ho la più pari di idea. Dov'è? Ma perché sapete? Tutti quanti cantano sta tedesca? Ma perché ti continuano a inquadrare? No, perché lui fa i video. No, ma lui è la televisione. No, fa i video strani? No. Allora, lui fa il video, come si chiama? Secondo te sto male. Secondo te sto male. Cioè, io adesso il motivo... In questo momento, Romano de Roma. Barca. Secondo te sto male. Esattamente. Devo andare su internet a cercare. Sì. Okay. La tua amichetta, quella Etta, Sosetta, gli ho lasciato, secondo te sto male, scritto. Romano de Roma. Non si sente. Nel tuo ristorante stupendo, come si chiama questo? Si chiama ristorante. Calanova. Come si chiama? Ristorante Calanova. Inquadralo lì. Dell'isola. No, Calanova. Il fiocco di una bimba che è nata la bimba ieri allo chef. Come si chiama? E come si chiama? Maria Luz. Maria Luz. La mamma argentina. Sì. Maria Luz. Mamma argentina. È molto obrigado. È molto obrigado. Molto obrigado. Ma nosotros Estamos aquí, nella rada dell'Elba. E nosotros, no, vieni qua, non te ne andare, stai con me. E nosotros, questi cazzi pagamos anche nosotros il conto. Nosotros, veamos in puntata, questa noce. Ma parati giù, se male, secondo te sono male. Io faccio tutta te. Come si fa a fare un blog che si chiama secondo te sto male? Se fa. E sono in 15.000 che gli piace. Ok, e viva la vita. Oh, Mila, e viva la vita. E sin. E viva la vita, porca merda. Viva la vita.